Uomini e donne gossip, Alessandro D'Amico senza veli, la reazione di Alex. Alessandro D'Amico, dopo l'esperienza a Uomini e Donne, si mostra senza veli su Instagram. Qual è stata la reazione di Alex Migliorini? Dopo la scelta fatta a Uomini e Donne, la storia d'amore di Alex Migliorini con Alessandro D'Amico sembra procedere a gonfie vele. I due passano sempre più tempo insieme e, sui social, condividono la nuova vita di coppia anche con i loro followers. Alex ed Alessandro sono così uniti da non riuscire a trattenere il loro entusiasmo, tanto che sui loro profili, sempre più spesso, i due si scambiano parole affettuose e messaggi d'amore. Oggi, per esempio, un commento in particolare è stato lasciato sotto la foto senza veli pubblicata da Alessandro D'Amico su Instagram. L'autore era proprio Alex, l'ex tronista diventato poi il compagno di Alessandro. Migliorini, senza troppo giri di parole, scrive al compagno: "Sei roba mia tu". Il fisico scultore del napoletano sembra dunque aver lasciato senza parole anche lui che, prima di dire la sua, ha esordito con un deciso no comment. Con la foto scattata ad Ibiza Alessandro ricorda l'estate e, dopo aver taggato Migliorini, domanda al compagno conosciuto a Uomini e Donne: "Topino, dove mi porti?". La reazione di Alex, di conseguenza, non è tardata ad arrivare. L'ex tronista infatti ha subito risposto dicendo: "Ti rinchiudo altro che mare e sole" e poi ironizzando ha aggiunto: "Di certo in giro nudo non ti ci mando". Alex Migliori e Alessandro D'Amico si trasferiranno ad Ibiza o rimarranno in Italia? Uno dei dubbi di Alex, prima della scelta, era la distanza che separava lui da Alessandro nella vita di tutti i giorni. Il suo corteggiatore, infatti, aveva dichiarato subito di avere la sede dei suoi affari a Ibiza, dove lo stesso lavorava da diversi anni ormai. Per conquistare la fiducia del tronista però il napoletano in seguito aveva deciso di lasciare l'isola e di trasferirsi nel nostro paese per un po' di tempo. Oggi i due si trovano entrambi in Italia ma, nel prossimo futuro, non escludono l'idea di tornare insieme in Spagna.